Ciao a tutti, sono Andrea Soffientini, praticamente nello stesso posto dove ho fatto la preview. Oggi recensione dopo 150 km della Adidas AD0 Boston 12. Questa qua è la scarpa intermedia di casa Adidas. Era una scarpa che fondamentalmente mancava nel loro repertorio, soprattutto dopo le uscite della 10 e della 11, che erano delle scarpe un po' troppo lentine. Questa scarpa qua invece è ottima per fare i lavori, quelli di tutti i giorni. Io di solito li faccio il martedì e il giovedì, come medi, ripetute o variazioni di ritmo. Io l'ho trovata anche ottima per fare i lunghi maratona. Che i miei siano stati lunghi maratona o dei lunghi per delle mezze maratone, poco cambia. Comunque ho fatto dai 26 ai 30 km con ai piedi queste scarpe. Ormai le scarpe intermedie di tutte le case sono fatte da doppia mescola, anche in questo caso ne troviamo due, Lightstrike 2.0 nella parte inferiore e Lightstrike Pro nella parte superiore, e in mezzo abbiamo quelli che Adidas chiama Energy Roads 2.0, che servono per dare stabilità e in questo caso anche per evitare la dispersione di energia quando arriviamo a contatto con il suolo e poi spingiamo. È una scarpa che consiglio agli atleti con appoggio in supinazione neutro o lievissima pronazione, che sono leggeri e abbastanza veloci. Per questi tipi di atleti la consiglio per fare gli allenamenti dal medio alle variazioni di ritmo o quei lunghi svelti in preparazione di maratona o mezzo maratona. Per atleti invece più pesantini la sconsiglierei ai pronatori, la consiglierei invece per utilizzare anche durante le gare e le ripetute brevi, gare fino alla mezza maratona. Sulla maratona opterei per altro, un pochino più protettivo. L'altezza nel tallone è 38 mm e 31 mm invece nell'avampiede. Abbiamo un drop un pochino strano di 7 mm, è stato abbassato rispetto alla versione precedente di 1 mm. Devo dire che non è che si senta così tanto, però si sente che è una scarpa che fa correre bene di avampiede. È una scarpa che fa correre bene di avampiede, ma attenzione, va bene anche per i tallonatori, perché comunque di ciccia qua dietro ce n'è. Adesso passo a raccontarvela e a dare i miei voti in base alle impressioni di utilizzo. Parto dal battistrada, è una gomma Continental. La particolarità è che è ben intagliata su tutta l'avampiede e nella parte posteriore. Si è comportata in maniera egregia in qualsiasi situazione climatica e su qualsiasi fondo dove l'ho provata. L'ho provata col sole, col bagnato, quando piove sulla pista d'atletica poco poco che la rende davvero scivolosissima, l'ho provata su pista bianca, l'ho provata anche su asfalto e in qualsiasi occasione si è comportata in maniera perfetta. Il mio voto infatti è altissimo, gli ho tolto un mezzo punto solo perché si sta già consumando un pochino, ecco. Credo che il battistrada sarà uno dei fattori che la faranno durare non troppo. Il mio voto è 9,5. Intersuola molto bene, nettamente migliorata rispetto alla versione 10 e 11, dove secondo me è stato fatto il più grosso flop della casa tedesca. Come detto prima, Lightstrike 2.0 più morbido, più leggero e secondo me anche più reattivo rispetto alla versione 1 che c'era sulle altre Boston. Lightstrike Pro non ho ben capito, ma secondo me anche lui un pochino più morbido rispetto alle versioni precedenti. Questa mescola la troviamo anche sulla scarpa top di gamma, la Adios Pro 3. All'interno, come se fosse un panino, abbiamo questi Energy Roads 2.0. Sono molto simili, se non uguali, a quelli che abbiamo sulla Adios Pro 3 come forma, sono però con degli inserti in fibra di vetro invece che col carbonio. Qua li abbiamo in vista solamente nel mezzo piede, credo quindi che sarà molto più difficile romperli, al contrario di quello che è successo sulle mie due paia di Adios Pro 2. Questi Energy Roads durante la corsa non li ho sentiti chissà quanto, sicuramente però hanno dato stabilità alla scarpa. La scarpa è molto flessibile, quindi non è dura come le Adios Pro, e devo dire che le rende abbastanza comode. Tomaia, anche qua dagli errori si impara, è stata cambiata rispetto alle versioni precedenti, è stato tolto quel tessutino in finta pelle un po' retro che gli ha fatto perdere un po' di romanticismo,
alla fine sulle vecchie Adios e sulle vecchie Boston c'era sempre questo insertino qui, è stato tolto, donando comunque un po' più di leggerezza alla scarpa. In generale qualche grammo è stato tolto, ma soprattutto dovrebbe essere stata anche migliorata la zona qua dell'interno del piede, si rompevano, si stracciavano proprio. Questa scarpa invece è stata migliorata e non dovrebbe avere nessun problema di sorta. In generale la tomaia è leggera, è molto fasciante al piede. Consiglio sempre stesso numero US che avete di qualsiasi altra scarpa da corsa, anche un bello spazio in punta. Io ho quel problemino sempre solito, ormai famoso, del calletto sul mignolino, non ho avuto problemi. Anche sulle corse più lunghe non mi ha dato nessun problema di frizione, quindi il mio voto è un 8,5. Upper, linguetta, lacci e la zona del tallone. La zona del tallone è stata modificata rispetto alle versioni 10 e 11, è un pochino meno protetta, c'è un po' meno di schiuma, soprattutto nella zona dove passa il tendine d'Achille, qui c'è quasi un buco. Il tallone d'Achille è comunque protetto da questa linguetta che c'è qua, che aiuta anche alla calzata, non crea frizioni, quindi non dà problemi al tendine d'Achille, mentre troviamo un po' di schiuma qua sui lati che ci protegge un pochino il malleolo e dona un po' di comfort. Notiamo che c'è una conchiglietta non troppo invasiva a metà del tallone. La linguetta, di quelle che io definisco racing, è molto minimal. Mi è piaciuta perché si adatta perfettamente al collo del piede. Devo dire, nessun problema, neanche dove tocca la pelle nella parte superiore. Lacci, eccolo qui, credo che sia il punto a sfavore di questa scarpa. Intanto gli occhiali per allacciare la scarpa, secondo me, ottimi. Si riesce a tirare molto bene la scarpa e a fare un'allacciatura ben salda. I lacci, sarò io che non so allacciarle chissà quanto bene, ma ho dovuto sempre fare almeno 2 se non 3 nodi perché si lasciavano andare o si slacciavano. Abbastanza fastidioso quando devi fare dei determinati allenamenti forti dove non ti vuoi fermare, invece ti devi fermare per riallacciare la scarpa. Quindi mezzo riscaldamento e poi ritiravo bene e rifacevo bene i nodi. Il mio voto in questo caso è 7, molto bene la linguetta, bene il tallone, molto male i lacetti, che poi comunque si possono anche cambiare. Peso, nella mia misura 9,5 US, pesano 260 grammi. Direi che è un peso che ci può stare per una scarpa intermedia. La cosa bella e buona è che questa scarpa indossata sembra molto più leggera, al contrario dei modelli precedenti che sembravano delle belle mattonelle. Il mio voto in questo caso è 8. Si poteva fare di meglio, ma anche peggio di così, come dico sempre io. Lo diceva Max Pezzali, però va bene. Il comfort, sicuramente è una scarpa da medio, sicuramente è una scarpa leggera e non così tanto protettiva, però per il suo utilizzo l'ho trovata comoda. È una scarpa che è nettamente migliorata in fatto di morbidezza nell'intersuola. Questa tomaia fasciante, come fa casa Adidas, comunque non ha dato nessun problema. La zona del tallone, anche se è un po' scondita, devo dire che non ha dato neanche lei problemi di sorta. Se poi devo dire il comfort delle stringhe, lasciamo perdere, già lì gli ha dato il suo malus. Per il resto devo dire che è una scarpa che lascia le gambe belle fresche anche dopo i lunghi. Non posso che essere soddisfatto. Il mio voto in questo caso è 8,5. Ritorno di energia. Come detto, l'intersuola è stata migliorata in fatto di morbidezza, ma è anche stata nettamente migliorata in fatto di reattività. Le due mescole insieme sono molto 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 reattive. L'Energy Roots poi dà una bella spinta anche lui, comunque, senza precludere la facilità di utilizzo. Grazie a tutte queste tecnologie il suo range di utilizzo, secondo me, va dai 3,15 al chilometro fino ai 4,20. Tra tutte le scarpe intermedie è una delle più veloci, mentre sotto i 3,15 io trovo un po' più di difficoltà a spingerla, ecco. A velocità invece più lente la trovo un pochino poco ammortizzata. Il mio voto in questo caso è 8,5. Durata massima stimata dipende. Questa scarpa la consiglio a due tipi di atleti: quelli leggeri, che vanno abbastanza forti in preparazione di gare più lunghe, quindi per allenamenti al medio o lunghi maratona, e in questo caso secondo me può arrivare anche a 600 km, anche perdendo un po' di reattività rimane comunque una gran scarpa.
mentre per gli atleti un pochino più pesanti, che li utilizzano per fare ripetute o allenamenti veloci, secondo me arriverà a circa 450 km. Poi potrebbero utilizzarla anche loro per fare qualche lentino, ma ripeto, sono un po' poco ammortizzate. Ho un piccolo dubbio che forse sarà il battistrada quello a consumarsi di più in questa scarpa, però dal grip che ha potremmo comunque aspettarci che arrivino sia l'ammortizzazione che il grip di questa scarpa a fine vita dai 450 ai 600 km. Quindi il mio voto è comunque un 8. Prezzo ufficiale 160 euro, non sto a commentare niente, è praticamente un prezzo in linea con tutte le altre scarpe del suo settore, quindi direi voto 8. Voto finale 8.2, quindi 8P. La scarpa fa del grip, della leggerezza percepita, anche della leggerezza comunque dei 260 grammi effettivi, i suoi cavalli di battaglia. La morbidezza è un plus, e qui adesso invece posso commentare il prezzo. Credo che i 160 euro, in fatto di qualità-prezzo, la mettano come la migliore, forse la migliore, tra le scarpe del suo settore. Devo dire che in casa Adidas hanno fatto finalmente una scarpa intermedia ottima. Siamo ritornati alle vecchie Boston, che erano tra le migliori scarpe intermedie, e anche qua hanno fatto un ottimo lavoro. Bene, io in questo caso mi sento di consigliarvela, almeno di provarla e soprattutto di ridargli una possibilità dopo i vecchi modelli. Chi l'ha già provata, mi faccia sapere come si è trovato e soprattutto se vi siete ritrovati con la mia recensione. Mi raccomando, lasciate like e commenti positivi, perché sono un piccolo uomo anche io e mi offendo quando scrivete brutte cose. Scherzo. Ciao a tutti, buone corse e ci vediamo in giro per l'Italia. Ciao!